corso di Winter Nordic Walking. Di cosa si tratta? Ma il Winter Nordic Walking è la versione invernale del Nordic Walking, la camminata con i bastoncini, per chi non la conosce. Questo movimento completo che muove sia la parte inferiore che la parte superiore del corpo. Ecco, noi al Nordic Walking abbiamo abbinata la RAC, che è questa nuova rivoluzionaria piccola ciaspolina, che non si chiama ciaspola ma si chiama proprio RAC, dove i nostri istruttori di Nordic Walking insegnano a camminare con i bastoncini alle persone che vogliono avvicinarsi al mondo della neve, al mondo bianco, in un clima facile, con tante emozioni, che si porteranno poi nelle città. Quanti sono gli istruttori presenti in questi giorni a Padova? Ma allora, gli istruttori sono 22, però la scuola italiana ha già formato oltre 100 istruttori di Winter Nordic Walking che stanno propagandando questa disciplina su tutto il territorio nazionale. E quanti sono i praticanti? Allora, i praticanti del Nordic Walking sono centinaia di migliaia in tutta Italia, quelli del Winter Nordic Walking sono molto meno, ma noi speriamo un po' alla volta di incominciare a portare questa nuova fetta di persone in montagna, proprio per farli conoscere, la bellezza della montagna, che non è solo sciare, ma muoversi nella natura, nella neve fresca, e con questo attrezzo lo possono fare tranquillamente ed in sicurezza. Ecco, vediamo allora questa RAC, come è fatta e come si applica alla scarpetta. Vuoi che parli? Sì. Ecco, allora diciamo che il sistema della RAC è molto semplice, è uno step-in, non serve neanche piegarsi per metterla, è molto semplice. Praticamente va dentro, è incastro nella racchetta in questo buco, si fa prestissimo a metterla, sicché senza nemmeno abbassarsi uno riesce tranquillamente a sistemarli la racchetta. Ecco, qui dentro. Bene, allora vediamo adesso una camminata, vediamo come ci si muove sulla neve con questa RAC. Naturalmente il Winter Nordic Walking viene praticato su piste battute dove c'è la sicurezza al 100%, perché noi non vogliamo andare ad invadere dei territori che sono di competenza delle guide alpine. Bene, grazie e buon inverno. Grazie a voi.